La Esprit V8 è una delle auto sportive da strada più performanti mai prodotte dalla Lotus ed è anche una delle più silenziose. Evoluzione biposto della Esprit originale presentata a Parigi nel 1975, la nuova Esprit V8 è motorizzata con il nuovo motore Lotus, compatto ma con una potenza al freno di 350 cavalli, che occupa incredibilmente lo stesso spazio dei precedenti motori Lotus a 4 cilindri. In grado di raggiungere 160 km all'ora in appena 10 secondi, l'Esprit V8 non è solo veloce, ma vanta anche eccellenti caratteristiche di guida, per la quale le auto Lotus sono famose. Con un costo di 151 milioni 900 mila lire, l'Esprit V8 è un'auto ideale per entrare nel mondo delle supercar ad alte prestazioni senza compromettere le proprie finanze ed impone nuovi standard di potenza e risparmio energetico per le auto della sua categoria. Fondata dal compianto Colin Chapman nel 1948, la Lotus è una delle forze preminenti nella storia delle corse e delle innovazioni nel campo automobilistico. La filosofia di Colin Chapman, basata sulle alte prestazioni in uno spazio ridotto e con i migliori materiali, ha portato la Lotus ad almeno 79 vittorie in alcune tra le più prestigiose corse internazionali, rendendo la Lotus una delle scuderie di maggior successo al mondo. Unica in quanto progetta e costruisce quasi per intero i propri veicoli, la Lotus ha introdotto alcune innovazioni tecnologiche assolute, quali le sospensioni a puntoni Chapman, le prime auto a doppio telaio e le prime auto con telaio in alluminio estruso incollato con resine epossidiche. Nel corso della sua storia, la Lotus ha sempre applicato le conoscenze acquisite nel settore delle corse per produrre alcune tra le migliori auto sportive da strada al mondo e continua a spingersi oltre i limiti per soddisfare sia i piloti professionisti che coloro che nella guida ricercano avventura ed emozioni. Creata dal noto studio di progettazione Ital Design, la Calà rappresenta la più recente evoluzione nello styling dell'auto e nella costruzione automobilistica italiana, come confermano le linee tutte curve e le sue prestazioni. Il prototipo Calà della Ital Design presenta una carrozzeria in fibra di carbonio, un telaio sperimentale in alluminio e un tettuccio targa rimovibile per la guida all'aria aperta. Dotata di un innovativo motore di 4 litri Lamborghini V10 da 400 cavalli, la Calà ha 6 marce ed è in grado di raggiungere 100 km all'ora in appena 5 secondi. La velocità massima è di 298 km all'ora. I lussuosi interni sono concepiti per ospitare due adulti e due bambini e, come molte supercar, la Calà è accessoriata con sedili personalizzati, bagagli in tinta ed un sistema stereo estremamente avanzato. L'Ital Design, il prestigioso studio di progettazione indipendente avviato nel 1968 dal famosissimo designer Giorgetto Giugiaro e dal socio Aldo Mantovani, ha creato oltre 80 progetti per auto di serie, per i più noti costruttori del mondo. L'Ital Design offre ai clienti internazionali la sua consolidata esperienza nel campo dello styling delle auto, della ricerca e dell'ingegnerizzazione sul preassemblaggio della carrozzeria, della costruzione di prototipi ed altro. L'Ital Design è addirittura in grado di progettare i macchinari con cui costruire le auto. I progetti di questa società sono stati prodotti da BMW, Lotus, Jaguar, Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Volkswagen, Lamborghini, Hyundai, Seat, Daewoo e altri. Particolarmente famose sono la Volkswagen Golf e la Scirocco, la Lotus Esprit e la concept car Nazca C2 per la BMW.
Molto note negli ambienti di progettazione europei, le auto disegnate da Giugiaro hanno raggiunto vendite totali per oltre 20 milioni di unità. Costruita a mano in una piccola officina a Leonberg, Germania, la Isdera Commendatore 112i presenta le caratteristiche di una superauto esotica, rara e dalle altissime prestazioni. Le caratteristiche visive più evidenti della 112i sono la forma simile ad un proiettile, le impressionanti porte ad apertura superiore per l'ingresso dei passeggeri e l'accesso al motore ed uno specchietto posteriore esterno montato al di sopra della testa del pilota. Un nuovo telaio attivo elettronico sensibile alla velocità migliora le caratteristiche di guida alle alte velocità, abbassando automaticamente l'intera auto di 8 cm, mentre la forza verso il basso applicata sulla parte posteriore dell'auto e la trazione vengono aumentate durante la frenatura e le alte velocità tramite uno spoiler posteriore elettronico. Motorizzata con un Mercedes V12 da 6 litri personalizzato, questa impressionante biposto da 408 cavalli è in grado di raggiungere i 100 km all'ora in meno di 4,1 secondi. Con una eccezionale velocità di 341 km all'ora, comandi pronti ma stabili ed uno splendido design, l'esotica Commendatore 112i vale tutti i 6 mesi di attesa necessari per la costruzione. Sebbene minuscola rispetto alle altre ditte che producono supercar, l'Isdera progetta e produce alcune tra le più famose auto esotiche al mondo dal 1982. L'Isdera fu fondata da Eberhard Schulz, un ingegnere automobilistico dotato di grande talento, che dopo aver lavorato per la Porsche e la Mercedes-Benz, decise di costruire una macchina sportiva da sogno. Con sede in una ex fabbrica di tessitura nei pressi di Stoccarda, in Germania, l'Isdera ha come simbolo una vecchia aquila imperiale germanica. Utilizzando tecniche di costruzione e materiali tradizionali, l'Isdera ha prodotto auto esotiche rare come la Spider 033i, vincitrice di numerosi premi, la fusolata Imperator 108i e la Commendatore 112i simile ad un proiettile. Schulz parte dal presupposto che tutte le auto dovrebbero essere prodotte a partire da una configurazione con motore centrale ed ha mescolato funzioni moderne con forme tradizionali, suscitando subito l'interesse e l'attenzione degli appassionati delle auto. Le auto di Schulz sono la prova che l'intuizione e la determinazione di un uomo possono ancora creare automobili dalle prestazioni eccellenti, che possono rivaleggiare alla pari con le più recenti supercar dei produttori più importanti. Inseguendo l'obiettivo della creazione della migliore automobile sportiva da strada, la McLaren Cars non ha badato a spese ed ha sfruttato le numerose conoscenze acquisite nelle corse di Formula 1 per creare la spettacolare McLaren F1, un'auto super leggera ad alte prestazioni che adotta alcuni dei materiali e delle tecnologie più avanzate del settore. Montato su un telaio composito in carbonio ultraleggero dall'incredibile resistenza, il potente motore V12 BMW della F1
produce 627 cavalli ed è in grado di portare questa auto all'impressionante velocità massima di 371 km orari, conferendole la caratteristica di auto sportiva di serie più veloce al mondo. Per migliorare la tenuta e le caratteristiche di guida, la F1 adotta un complesso sistema di gestione del flusso d'aria, ventole elettriche ed uno spoiler posteriore attivato dai freni che vengono combinati per incollare letteralmente l'auto alla strada alle alte velocità. Con lo sconcertante prezzo di 1 miliardo 350 milioni di lire, la McLaren F1 è la più costosa automobile da strada in produzione. Ma per i piloti che esigono le massime prestazioni e possono permettersi il prezzo, poche auto possono eguagliarne la velocità o la ripresa. Sebbene sia stata fondata nel 1989, la storia della McLaren Cars iniziò in realtà alcuni decenni prima, durante la carriera del compianto pilota Bruce McLaren. Nato in Nuova Zelanda nel 1937, Bruce McLaren avviò i primi passi nel campo automobilistico alla giovane età di 14 anni, quando il padre gli regalò una vecchia Austin 7 Alster del 1929 a 24 cavalli. Grazie alla Austin 7, il giovane McLaren iniziò a conoscere le corse e ad imparare l'ingegneria. Nel 1959 divenne il più giovane pilota a vincere un Gran Premio, una pietra miliare che avrebbe segnato il resto della sua carriera. Con la creazione della Bruce McLaren Motor Racing nel 1964, Bruce e la sua squadra iniziarono la conquista della Formula 1 e fondarono una dinastia che resiste ancora oggi. McLaren sognava anche di produrre automobili sportive da strada, ma fu purtroppo ucciso nel corso di un tragico incidente durante le prove nel 1970. Eppure il suo sogno e la sua squadra sono sopravvissuti, dominando questo sport e divenendo la squadra di Formula 1 di maggior successo nel 1993. La McLaren Cars fu creata nel 1989 con un obiettivo estremamente chiaro: costruire la migliore automobile sportiva da strada. Attingendo alla ricca esperienza McLaren in Formula 1 e dalla solida base tecnica, la società guidata dal direttore tecnico Gordon Murray e dal suo team ha trasformato un sogno in realtà. Nel 1994 la società ha lanciato la prima auto di serie, la McLaren F1. Nella tradizione delle corse e in ricordo dei 50 anni di storia Ferrari, la F50, ispirata alla Formula 1, rappresenta l'eccellenza nel campo automobilistico. Questo stallone della scuderia Ferrari è un biposto da Formula 1 con pochissimi compromessi al codice della strada. Basata sulla Ferrari 333 SP, con un corpo in fibra di carbonio ed un motore da 513 cavalli, l'F50 raggiunge 100 km all'ora in appena 3,7 secondi. La personalità vincente della F50 contiene anche alcune innovazioni di progettazione. Con una capote rimovibile da piccola berlina funge sia da coupé che da spider. Inoltre è la prima auto di produzione a presentare trasmissione e motore imbullonati direttamente al telaio in fibra di carbonio. Questo assemblaggio rappresenta un componente strutturale integrale della F50. Con un aspetto seducente ed una velocità massima di 325 km all'ora, l'F50 è la vera purosangue della scuderia Ferrari. Con una tradizione nel campo della produzione di auto sportive tra le più veloci ed esotiche al mondo, il palmarès della Ferrari nel settore delle corse automobilistiche non deve sorprendere. La tradizione ebbe inizio nel 1919, quando Enzo Ferrari debuttò nelle corse alla Parma-Berceto.
il suo talento naturale ed i risultati conseguiti lo portarono in contatto con l'Alfa Romeo. 10 anni più tardi, Enzo Ferrari fondò la scuderia Ferrari, che era impegnata nell'organizzazione delle corse per i propri membri. La scuderia si trasformò in una squadra corse ufficiale e da ultimo divenne la divisione corse dell'Alfa Romeo. Nel 1947 Enzo Ferrari, insieme a pochi fidati colleghi ed ingegneri di talento, progettò e produsse la sua prima auto. Da allora la Ferrari ha prodotto oltre 150 automobili differenti per le corse e il diporto. Nella tradizione delle progettata per essere un banco di prova per nuove tecnologie e per la progettazione avanzata, la Ford GT90 è la prima supercar del gigante automobilistico dopo l'auto da corsa GT40 marca 3 che vinse varie gare negli anni 60. Utilizzando un'innovativa tecnologia modulare per il motore che consente di fondere le sezioni di due motori separati tra di loro, il propulsore ibrido V12 della GT90 è in grado di generare 720 cavalli. Il calore degli scarichi del motore quadriturbo può raggiungere gli 815 gradi centigradi. Per questo vengono impiegate piastrelle di isolamento in ceramica, simili a quelle utilizzate sullo Space Shuttle per impedire la fusione del telaio. Sensori infrarossi su entrambi i lati dell'auto avvisano il pilota di un eventuale altro veicolo in sorpasso, mentre i fari ultrapotenti in fibre ottiche e un aggressivo spoiler posteriore che viene dispiegato con la velocità conferiscono alla GT90 un aspetto minaccioso. Con un profilo basso e penetrante, le linee della GT90 tradiscono la vocazione di quest'auto per la velocità e mostrano che la Ford è ancora una volta una casa con la quale fare i conti nell'ambito delle supercar. Fondata in una fabbrica di carrozze di Detroit nel 1903, lo stesso anno in cui i fratelli Wright volavano a Kitty Hawk, la neonata Ford Motor Company presentò la prima automobile di serie della storia, la due cilindri Model A da $850. Oltre 93 anni più tardi, la Ford ha prodotto l'incredibile quantità di 250 milioni di veicoli in tutto il mondo e ha vendite annuali che superano il prodotto nazionale lordo di molte nazioni industrializzate. Molte caratteristiche date oggi per scontate nelle auto sono state introdotte per la prima volta dalla Ford, compreso il primo motore V8 a pezzo unico, ammortizzatori idraulici, parabrezza in vetro di sicurezza, paraurti, tergicristalli automatici, fari regolabili e motori con avviamento automatico. La vera storia della Ford, tuttavia, sta nei veicoli che hanno catturato l'immaginazione degli appassionati, quali l'auto da corsa GT40 che ha collezionato numerosi successi, la classica Thunderbird convertibile del 1995 e la sensazionale serie Mustang. La Ford è presente anche nel campo delle corse automobilistiche con i propri motori che hanno portato i piloti alla vittoria in oltre 174 Gran Premi mondiali. Con questa ricca storia, la Ford ha dimostrato di essere in grado di raggiungere l'eccellenza sia sulla strada che nei circuiti.
Concepita inizialmente come una concept car da 352 km all'ora, la fusolata Jaguar XJ220, prodotta in versione limitata, si è trasformata da una chimera in una delle auto da strada più veloci al mondo. La stupenda linea aerodinamica della XJ220 trae ispirazione da Jaguar leggendarie come i tipi C e D, la rara XJ13 e la famosa XKE. Sebbene molte supercar si concentrino sulle prestazioni a scapito del comfort, la XJ220 non si abbassa a compromessi. Sotto la pelle tutta curve potrai trovare i tradizionali interni Jaguar in pelle, finestrini elettrici e climatizzatore. La XJ220 rimane una delle migliori supercar mai prodotte, con un aspetto affusolato ed un'accelerazione bruciante che garantiscono un'esperienza di guida unica. Avviata a Blackpool, Inghilterra, dai soci Sir William Lyons e William Walmsley, l'odierna Jaguar prese vita come Swallow Sidecar Company nel 1922. Conosciuta inizialmente per i suoi splendidi sidecar, la società si lanciò per la prima volta nella produzione di auto nel 1928 con la Austin Swallow convertibile e presentò la sua prima auto sportiva, la SS Jaguar 100, nel 1936. Cambiato il nome in Jaguar Cars Limited nel 1945, nel corso degli anni la società ha presentato famose auto sportive, quali la XK120C tipo C da corsa, l'innovativa tipo D, la XKE tipo E, che ebbe un enorme successo, e la XJ13. Sebbene alcune difficoltà la costrinsero a ritirarsi temporaneamente dalle corse dopo il campionato del 1956, la Jaguar è tornata alle competizioni negli anni 80 con modelli di grandissimo successo come la serie XJR e la potente XJ220 ed è a tutt'oggi uno dei produttori di maggior successo nella corsa di Le Mans. La Lotus GT1 è basata sulla tecnologia del biposto convertibile, l'Elise, ed è la versione su strada della nuova auto da corsa GT della Lotus. La GT1 da strada è estremamente leggera, pesa appena 1050 kg, ma vanta lo stesso motore V8 da 350 cavalli della Lotus Esprit. Elegante nella forma e nel funzionamento, la GT1 dispone di molte delle più recenti innovazioni della Lotus, compresi un telaio prodotto con estrusi di alluminio incollati con resina epossidica e freni a disco in alluminio. Il basso peso della GT1 è stato ottenuto utilizzando un telaio in alluminio anziché acciaio tradizionale e adottando un alto numero di semplici estrusioni per ridurre il numero di parti dell'auto. Unito a questo risparmio di peso, il motore V8 da corsa consente alla Lotus GT1 da strada di accelerare rapidamente alla velocità massima di 314 km all'ora. Fondata dal compianto Colin Chapman nel 1948, la Lotus è una delle forze preminenti nella storia delle corse e delle innovazioni nel campo automobilistico. La filosofia di Colin Chapman, basata sulle alte prestazioni in uno spazio ridotto e con i migliori materiali, ha portato la Lotus ad almeno 79 vittorie in alcune tra le più prestigiose corse internazionali, rendendo la Lotus una delle scuderie di maggior successo al mondo. Unica in quanto progetta e costruisce quasi per intero i propri veicoli, la Lotus ha introdotto alcune innovazioni tecnologiche assolute, quali le sospensioni a puntoni Chapman, le prime auto a doppio telaio e le prime auto con telaio in alluminio estruso incollato con resine epossidiche.
Nel corso della sua storia, la Lotus ha sempre applicato le conoscenze acquisite nel settore delle corse per produrre alcune tra le migliori auto sportive da strada al mondo e continua a spingersi oltre i limiti per soddisfare sia i piloti professionisti che coloro che nella guida ricercano avventura ed emozioni. Progettata per trasferire le emozioni dei circuiti da corsa sulla strada, la Ford Indigo è un roadster biposto estremamente agile e potente, che si basa ampiamente sulle linee e la costruzione delle auto per Formula Indy e Formula 1, impiegando le più recenti tecniche di ingegneria e aerodinamiche della Ford. Portata dalla fase di progetto alla realtà in appena 6 mesi, con l'aiuto della britannica Reynard Racing Cars, l'eccitante stile della Indigo rivela le qualità di un'auto da corsa unite a quelle di una entusiasmante auto sportiva. I caratteristici fari a fibre ottiche montati a specchio garantiscono una migliore visibilità, mentre le porte con apertura forbice si alzano e arretrano per agevolare l'ingresso del pilota nella vettura. Il cruscotto in cuoio nero è stato progettato per assicurare il comfort di guida ed è ispirato alle auto di Formula 1 con i pulsanti del cambio sul volante, cintura di sicurezza a 4 punti del tipo da corsa e strumenti in stile F1. L'Indigo è motorizzata con un motore V12 da 435 cavalli, progettato appositamente e montato nella parte posteriore dell'auto. Questo motore è in grado di sviluppare l'incredibile 75% della coppia totale dell'auto ad appena 1000 giri. Affusolata ed aggressiva, la Ford Indigo è destinata ad essere un classico. Fondata in una fabbrica di carrozze di Detroit nel 1903, lo stesso anno in cui i fratelli Wright volavano a Kitty Hawk, la neonata Ford Motor Company presentò la prima automobile di serie della storia, la due cilindri Model A da $850. Oltre 93 anni più tardi, la Ford ha prodotto l'incredibile quantità di 250 milioni di veicoli in tutto il mondo e ha vendite annuali che superano il prodotto nazionale lordo di molte nazioni industrializzate. Molte caratteristiche date oggi per scontate nelle auto sono state introdotte per la prima volta dalla Ford, compreso il primo motore V8 a pezzo unico, ammortizzatori idraulici, parabrezza in vetro di sicurezza, paraurti, tergicristalli automatici, fari regolabili e motori con avviamento automatico. La vera storia della Ford, tuttavia, sta nei veicoli che hanno catturato l'immaginazione degli appassionati, quali l'auto da corsa GT40 che ha collezionato numerosi successi, la classica Thunderbird convertibile del 1995 e la sensazionale serie Mustang. La Ford è presente anche nel campo delle corse automobilistiche con i propri motori che hanno portato i piloti alla vittoria in oltre 174 Gran Premi mondiali. Con questa ricca storia, la Ford ha dimostrato di essere in grado di raggiungere l'eccellenza sia sulla strada che nei circuiti.